Dunque siamo in vasca con la prima serie con 6 atlete su 8 che già hanno vinto in carriera almeno una medaglia ai campionati italiani giovanili. Ricordiamo quello che è il record della manifestazione di Vittoria Grotto ottenuto qui l'anno scorso, 4, 17 e 18. Miglior tempo di iscrizione in quarta corsia, Eleonora Grotto. Abbiamo ricordato la sua medaglia di bronzo agli Euro Junior di Piombino pochi mesi fa, oltre all'argento vinto con la staffetta degli azzurrini. Passaggio ai 100 con la Marina davanti, 1-0-1-99. La Grotto e la Ferronato che inseguono in seconda e terza posizione. Prossima gara, l'ultima del programma di questo pomeriggio, saranno i 400 stile libero maschili con 5 serie previste sui due blocchi, in 1 Andrea Locasecca, in 2 Stefano Michieloni, in 3 Giovanni Cognolo, in 4 Filippo Battilana, in 5 Marco Tosoni, in 6 Valentino Aggio, in 7 Daniele Comin, in 8 Alex Volti. In terza corsia medagliata d'argento ai criteria negli 800 stile libero e lei raccomando a netta gara 2:06:42 con la Grotto vicinissima in quarta corsia. Grotto che oltre alle medaglie vinte ai campionati di fondo è stata anche argento in questa gara allo Stadio del Nuoto di Roma ai campionati italiani giovanili. Attenzione anche alla Pozzo Bono in prima corsia, specialista delle lunghe, lunghissime distanze che potrebbe rientrare nella seconda fase di gara. Intanto testa a testa sempre tra Marina e Grotto con quest'ultima che passa al comando con 32-02 in questi 15-50 metri, Marina 32-57, poi Ferronato stabile in terza posizione con gli attacchi della Pozzo Bono e dell'arrivo dalla prima e settima corsia. Siamo alla virata di tre quarti gara, quella dei 300 metri, Grotto che prova ad allungare, 32-25, Marin 32-54 e poi sale in terza la Pozzo Bon dalla prima corsia, Pozzo Bon argento nella 5 km in vasca, nazionale assoluta, European Horn 2016. E siamo alla virata dei 350, la Grotto che aumenta il suo vantaggio, 32-51, Eleonora Marin 33-10, e poi vediamo la Pozzo Bon in terza posizione a difendere la virtuale medaglia di bronzo quando ormai mancano pochi metri alla conclusione. Ricordiamo il record 4-17-18 di Vittoria Grotto ottenuto la passata stagione, la passata edizione. La Grotto a caccia di un gran tempo subito nel mese di ottobre nella vasca di rosa e la Grotto 4-15-47, si è confermato il nuovo record meeting con la Marin, anche lei al di sotto del precedente record 4-16-91. Barbara Pozzo Bon in terza posizione, 4:20:69, ma attenzione al tempo della Fraccaro, vincitrice di serie.